Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 3 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Dall'amicizia alla passione grazie alla luna. Confusionari anche negli affetti, detestate le etichette sentimentali, così chiamate amico anche chi vi fila da anni, sentendosi quasi in coppia con voi. E insieme fate molto, anche la spesa, tra voi manca solo il sesso. Ma bastano un drink euforizzante o una falce di luna crescente per cambiare le carte in tavola, Eros e sentimento formano un mix stupefacente. Perché no, specie se vi attivate per la vostra azienda o avete una creatività esplosiva in cerca di canali espressivi. Sogni interessanti tutti da decodificare, il subconscio conosce e vi rivela tutto ciò che la mente razionale crede di non sapere. E la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle, un rapporto rocambolesco, un partner sognatore, di fantasie. E il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. Buone cose. Sfrutta il tuo intuito nelle questioni finanziarie. Giorno favorevole per incontrare vecchi amici o farne dei nuovi. Portate nel cuore la speranza particolarmente oggi. Se vivete un amore clandestino o complicato non forzate la mano del vostro partner ma cercate di assecondare anche qualche suo piccolo capriccio. Oggi non lasciatevi sfuggire tutte le occasioni per conoscere o ristabilire i contatti con una persona che conta molto di più di quello che voi stessi credete. Limitate le spese al massimo e, soprattutto oggi, tenetevi lontano dal portafogli, cercate di risparmiare su tutto ciò che potete. Poche volte vi siete sentiti così intraprendenti come vi sentirete oggi, non fate tuttavia voli pindarici e restate con i piedi ben piantati a terra. Se vi accorgete di aver sbagliato, oggi, chiedete subito scusa, meglio un'umiliante sincerità che passare per superbi. Non precipitatevi subito su quello che vi sembrerà una buona occasione, agite con prudenza e guardate tutti i lati della questione. Sarete pratici e molto attivi e riuscirete a portare a termine molte cose. Attenti solo ai soldi, cercate di non spendere troppo. Avrete una speciale sensibilità a tutto quello che vi succede intorno oggi, non vi si potrà nasconcere nulla e vi accorgerete di ogni minima situazione. Lavorare duramente vi aiuta sicuramente, nei vostri intenti, ma potrebbe essere deleterio per la vostra salute, voler pretendere troppo. Soprattutto se lavorate con altre persone o avete bisogno di altre persone, sarà meglio se sarete aperti a più possibilità, a cambiare spesso opinione e a scendere a piccoli compromessi. Non rimpiangete ciò che oramai avete salutato per sempre. C'è sempre qualcosa di nuovo sia in amore che in affari che vi farà dimenticare il passato. Consiglio numero 1, fidatevi solo di voi stesse. Mercurio nella Vergine, segno contrapposto ai pesci, può dare uno stop alle vostre iniziative in questa lunedì. È vero, avete dalla vostra parte assi celesti del calibro di Plutone, Nettuno, Urano, Luna che promettono ai vostri sogni di realizzarsi, ma ora dovete saper pazientare e attendere. La famiglia, con alcune questioni patrimoniali rimaste in sospeso, può assorbire una quantità notevole del vostro tempo. Riuscirete a giungere a un punto d'arrivo e una sicura soluzione nei prossimi giorni. Sul piano personale la Luna parla della necessità di muovervi per spezzare la monotonia della vita sedentaria. Imponetevi almeno una camminata al giorno, il vostro fisico vi darà subito conferme che state facendo bene. Ottobre mese importante, non abbiamo più i blocchi di settembre, quindi chi aveva fatto una richiesta di lavoro o cercato un trasferimento avrà di più. Poi, dalla fine di ottobre, avremo anche una Venere attiva, quindi i rapporti che sono stati messi in crisi ora miglioreranno. Ogni vostro desiderio non può essere un ordine, dunque dovreste comprendere che è molto meglio cercare altri spiragli, altri orizzonti se non si vuole compromettere troppo il proprio rapporto. Forse avete lasciato indietro dei punti importanti da affrontare con le persone, credendo che avreste avuto maggiore fortuna con gli affari, ma bisogna sempre buttare un occhio dall'altro lato.
Lunedì spendaccione e quando lo dice Giove in seconda casa è pura verità. Di risparmiare non se ne parla, specie se oggi avete intenzione di far visita ai nonni portando loro in dono per la loro festa oltre che un dolce squisito di pasticceria anche qualche regalino che farà comodo durante l'inverno, le pantofole, un cuscino comodo, un bel libro e magari anche un bel mazzo di fiori, colori e profumi fanno sempre piacere. Amore ed Eros. La coppia consolidata non si schioda, magari perde entusiasmo e la freschezza dei primi tempi, ma l'idealismo vi tiene uniti, contenti di camminarvi a fianco sullo stesso sentiero, parlandovi con assoluta sincerità. Un viaggio in terre lontane felicemente concluso da poco, vi ha restituito valori trascurati e oggi li ribadite con complicità e convinzione. Cari pesci, nel corso di questo fine settimana il cielo sarà discreto in amore. Approfittate della giornata di oggi per concentrarvi di più sul partner. Per quanto riguarda il lavoro, meglio mettere da parte qualcosa e investire in un altro modo il budget a disposizione. Sarebbe un peccato spenderlo male. Siete equilibrati, vi siete riappropriati del vostro baricentro. Perdere la libertà, forse appena riconquistata, per amore non vi fa più paura. Brillantezza nell'agire, fascino da urlo. Ritorna una potente gioia di vivere con questa arriva la voglia di amare con Luna e Urano in splendido aspetto dall'asse sensuale dello zodiaco, il Toro, specie se siete nati dal 2 al 13 marzo. Ora è più forte il richiamo dei sensi che vince sul sentimento. Passionali e trasgressivi, riuscite a stupire il vostro partner fisso oppure occasionale. Lavoro e denaro? Lavoro in stand-by o del tutto assente. Situazione simile per i guadagni, già volatilizzati in questa estate di follia collettiva, tutti divorati dalla voglia di vivere e recuperare il tempo perduto. Tuttavia un contentino ve lo concedete anche oggi, un acquisto sfiziosetto, un vassoio di pasticcini, pericolosi come voi la lunedì. È sempre lunedì. Fate tutto quello che è nelle vostre possibilità per accontentare il vostro capo o i vostri clienti, poiché la loro soddisfazione e felicità è più importante di qualsiasi vostra idea fantastica. Potete subire di riflesso il disaccordo che si manifesta tra colleghi. Non prendete parte a quanto accade, vedrete che tutto si chiarirà attraverso un confronto diretto. Benessere. Terme, coccola di stagione, il mare ormai è troppo freddo per i vostri gusti, a meno che non siate nordici merluzzi, pronti per l'essiccazione naturale, ma la piscina sulfurea con l'acqua naturalmente tiepida, è una goduria che oltretutto renderà la vostra pelle di seta. Date le molte opzioni che hai nella vita, la sensazione di essere sopraffatto può diventare la norma. L'aspetto di oggi dà un po' di tregua, permettendoti di comunicare come vorresti. Questo include il modo in cui parli a te stesso. Per lei, benone la gita lunedì che vi aiuta a sentirvi ancora un po' in vacanza, le condizioni meteo non sono più le stesse, ma l'arte, la natura e la buona compagnia fanno comunque miracoli. Per lui, chi lo dice che la fortuna arriva o in amore o al gioco? Per voi arriva quando vuole, anche su entrambi i fronti ma senza prenotazione. Colore delle emozioni, blu cina. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 9, benessere, 10. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.